a nord, direzione Cattaro, da Cattaro andremo a Valona, da Valona a Corfù, da Corfù a Otranto, per un tragitto totale di poco meno di 400 miglia. Molto interessante. Benissimo, allora partiamo dal Salento, andiamo a Montenegro, Albania, Grecia e poi torniamo a casa. Stiamo una settimana per ogni paese, documentiamo le musiche tradizionali e facciamo interviste per raccontare le storie delle persone che incontriamo, perché la musica poi sappiamo che è anche una faccenda sociale, e con tutta questa documentazione poi ritorniamo a casa. L'obiettivo principale del viaggio, come lo pensiamo noi, è partire con tre musicisti, uno per ogni paese, un musicista montenegrino, uno albanese e uno greco, ognuno con i suoi strumenti tipici della tradizione, e in viaggio componiamo qualcosa, una musica di fusione che sia una specie di colonna sonora dell'integrazione. Non sarà così facile mettere insieme un montenegrino, un albanese e un greco, non sempre intercorre tra loro un rapporto idilliaco e intrattengono rapporti un po' così, a momenti buoni, a momenti cattivi. L'obiettivo sociale è proprio quello, no? Che è riuscire anche a creare un legame culturale, sociale fra paesi che poi nella storia sono stati più o meno vicini, no? Poi sarà anche un bel esperimento sociale, perché mettere tutte queste persone dentro una barca per un mese e mezzo non è detto che poi vada a finire bene. Speriamo che. E poi la comunità italiana, invece, mi dicevi, c'è comunità italiana qui a Cattaro? Sì, una bella comunità, non esageratamente popolosa, però interessante. L'altro obiettivo sarà quello di incontrarla per vedere cosa è rimasto di italiano in questa comunità e se è rimasto qualcosa di italiano. E poi, quando torniamo qui nel Salento, a Otranto, l'idea è quella di creare un evento in cui noi condividiamo la nostra esperienza di viaggio, con uno spettacolo multimediale in cui saranno immagini, video e quello che abbiamo composto in viaggio, la musica. In questi casi si riceve buon vento. Vai, partiamo!